Li ho uccisi tutti e tre, da solo. Ci pensavo da un po'. Mi sentivo un estraneo nel mondo. Sono parole agghiaccianti quelle pronunciate da Riccardo, il 17enne di Paderno Dugnano, che nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ha commesso un triplice omicidio, ha accoltellato il fratellino Lorenzo, di 12 anni, che dormiva nel suo letto, poi la madre, Daniela Albano, e infine il padre, Fabio Chiarioni. La strage è avvenuta nella loro villetta del quartiere in Cirano, dopo una festa di compleanno per il papà Fabio, quando tutti gli amici e i parenti erano già andati via e la famiglia si era ritirata a dormire. Un massacro senza apparente motivo. Attualmente Riccardo è detenuto nel carcere Beccaria di Milano, accusato di triplice omicidio volontario premeditato e aggravato. All'inizio il ragazzo ha tentato di inventare una storia. Alle 2 del mattino ha chiamato il 112 e ha detto: «Venite, ho ammazzato mio padre per difendermi, perché ho visto che lui aveva accoltellato mia madre e mio fratellino». Riccardo ha raccontato di essere entrato nella camera di Lorenzo e di aver trovato il padre su una sedia con un coltello accanto e i corpi del piccolo e della madre a terra. Ha aggiunto di aver preso il coltello e di aver ucciso il padre. Questa versione è subito sembrata poco credibile. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato il padre e la madre in un lago di sangue nella camera da letto del giovane, al primo piano della villa, e il corpo di Lorenzo nel letto. Tutti e tre erano stati colpiti da numerose coltellate. Il coltello trovato a terra era compatibile con quello usato per l'omicidio, ma Riccardo non presentava segni di una lotta con il padre. La ricostruzione fornita dal ragazzo non corrispondeva ai fatti. Dopo essere stato formalmente indagato per omicidio dalla procura per i minorenni di Milano, Riccardo è crollato e ha confessato il crimine. Ha ammesso di aver colpito per primo il fratellino che dormiva, infliggendogli numerose coltellate. Poi si è scagliato contro la madre, che era accorsa nella stanza sentendo i rumori. Infine, quando il padre, vedendo il fratellino ferito, è accorso in suo soccorso, Riccardo lo ha accoltellato alle spalle. Il giovane non ha saputo fornire un movente per il suo gesto. Nessuno dei parenti presenti alla festa ha segnalato liti o tensioni familiari. Dopo la confessione, Riccardo ha nascosto il volto tra le mani e ha pianto a lungo. Ha dichiarato: «Non c'è un vero motivo per cui li ho uccisi. Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia, oppresso». E ha aggiunto: «Non so come spiegarlo. Mi sento solo anche in mezzo agli altri. Non avevo un vero dialogo con nessuno. Era come se nessuno mi comprendesse». Agli inquirenti, Riccardo ha dichiarato: «Ho pensato che uccidendoli mi sarei liberato di questo disagio». Ha ammesso: «Mi sono accorto subito dopo averli uccisi che non era così che mi sarei liberato da questa oppressione. Un chiaro segnale di disagio psichico, che ora dovrà essere esaminato e studiato dagli esperti. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo tranquillo, a posto, forse un po' introverso, ma amato dalla famiglia. Aveva amici, una fidanzatina, praticava pallavolo e a scuola non aveva mai dato problemi, se non un debito in matematica quest'anno. Era uno studente modello», ha dichiarato il dirigente del liceo scientifico Gadda che frequentava. «Siamo basiti, non possiamo credere che sia lui», hanno detto i suoi amici. Riccardo era appassionato di sport, in particolare di pallavolo, e riceveva il supporto della famiglia. Sua madre, che gestiva un negozio di abbigliamento a Cinisello Balsamo, era una donna dolce, amata da tutti e sempre sorridente. La famiglia Chiarioni appariva perfetta. Il padre Fabio era titolare di una storica impresa edile del paese e aveva costruito parte del complesso residenziale di villette in cui abitavano, insieme ai nonni e ai fratelli paterni. Dopo il matrimonio con Daniela nel 2005, avevano accolto il primo figlio, Riccardo, nel 2006, e poi Lorenzo. I Chiarioni erano ben voluti e partecipavano con entusiasmo agli impegni sportivi dei figli e ai viaggi in famiglia, come dimostrano le foto sui profili social dei genitori. Recentemente avevano trascorso del tempo insieme in barca a vela.
La sera del 31 agosto avevano celebrato il compleanno di Fabio, una festa che si è tragicamente trasformata in una strage. Perché? Forse quel momento di gioia ha accentuato il dolore psicologico del ragazzo? I carabinieri stanno cercando un movente interrogando chi conosceva Riccardo e analizzando il suo cellulare. Il 17enne ha parlato di un malessere che andava oltre la famiglia, estendendosi alla società in generale. Sfogliando l'album di famiglia, si vedono momenti che sembrano felici. Riccardo al timone di una barca con il papà e il fratellino che lo guarda, l'ultima vacanza al mare e una gita a Venezia. Sembrava una famiglia ideale e nessuno avrebbe immaginato un simile orrore. La procuratrice per i minori, Sabrina di Taranto, ha commentato: Riccardo è lucido, ha compreso che non può tornare indietro e sa che quello che ha fatto è irreversibile. I giovani oggi si sentono soli,